19 gennaio 2016. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti il relatore Giulietti, la sottosegretaria De Micheli, nonché i deputati Carinelli, Daga, Simonetti, Russo, Parese, Manfredi, Sisto, Cirielli, Toforo, Carfagna, Colonnese, Micillu, Cuomo, Terratti, Castiello, Bratti, Crippa, Prestigiacomo, Sanicandro, Scera, Scotto, Baroni, Binetti, Carresce e Tagliaratella. Sono intervenuti per richiamo al regolamento i deputati Sisto, per 2 volte, Occhiuto e Crippa, ai quali ha reso precisazione il Presidente, e sull'ordine dei lavori i deputati Scotto, Sisto, Zaratti e Rosato. Il Presidente rende infine precisazioni circa l'articolazione dei lavori dell'Assemblea la successiva settimana. La seduta è sospesa alle 13.55 e ripresa alle 15. La Presidente dà ulteriormente conto delle missioni e passa allo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate, ai quali rispondono i Ministri Pinotti, Guido Orlando e Delrio. Intervengono i deputati Vito, Caruso, Rondini, Pizzolatti, Vallascas, Daniele Farina, Fratoianni, Vargio, Giulio Tappini, Verini, Baldassare e Tagliaratella. La seduta termina alle 16.05 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 15 gennaio 2016, con inizio alle 9.30. Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che non vi sono ulteriori deputati in missione a partire dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 87, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza urgente è la numero 2190 dei deputati Galgano e Monchiero, concernente misure per contrastare l'estremismo islamico e i rischi di una sua capillare diffusione. Chiedo alla deputata Galgano se intende illustrare la sua interpellanza a 15 minuti. Sì, Prego. grazie signora Presidente. Buongiorno Vice Ministro Bubbico. La nostra interpellanza riguarda le moschee irregolari in Italia. Per la sicurezza del nostro Paese è infatti indispensabile contrastare con forza il tentativo di radicalizzare la comunità islamica ad opera di leader sociali e religiosi che predicano odio razziale, intolleranza religiosa e promuovono la jihad attraverso il reclutamento di martiri, fondi ed armi, spesso in luoghi di culto impropriamente definiti moschee. Questi luoghi di culto, sparsi in tutta Italia, sono strutture